Scriveva il monaco padre Albino Candido, con lui non fanno paura nemmeno le tue povertà, il tuo disamore, perché se ti mancano le bontà, è sufficiente domandargliele che lui ha tutte le bontà in grado altissimo, ne ha da vendere. Se ci sentiamo molto poveri interiormente, oppure tiepidi e senza amore, possiamo rivolgerci anche alle anime che popolano il cielo, le quali possono aiutarci in virtù della comunione dei santi. Dio è amore ed ha la capacità di trasmetterci tutto l'amore che desidera. Egli ci scruta e conosce bene il nostro stato d'animo e le nostre intenzioni. Il Signore raccoglie ciò che di buono trova in noi. Noi possiamo sempre invocarlo affinché ci doni il suo amore anche chiedendo l'intercessione degli abitanti del cielo, i quali sono molto attenti alle nostre richieste. Implorare il loro aiuto è cosa molto buona, perché essi non si limitano a contemplare Dio, ma il loro amore li spinge ad interessarsi dei nostri bisogni sia materiali che spirituali. Essi in vita hanno offerto la loro esistenza a Dio per servire il prossimo. Anche noi viventi in questa dimensione terrena siamo loro prossimo da aiutare, perché fragili peccatori e soggetti alla caducità. Non sono insensibili a noi, anzi, sono molto contenti di aiutarci perché il loro amore è perfetto.